Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Largo Chigi, vista sulla politica. Oggi è mercoledì 27 ottobre, siamo in diretta come sempre, sono le 9 meno 7 minuti e iniziamo immediatamente. Prima però salutiamo gli ospiti che oggi sono qui con noi. Abbiamo l'onorevole Gabriella Di Girolamo, senatrice, mi scusi, Gabriella Di Girolamo, buongiorno, grazie di essere con noi. L'onorevole Edoardo Rixi, buongiorno onorevole. Buongiorno. Abbiamo il direttore generale di Confitarma, Luca Sisto, buongiorno direttore, e in collegamento Gelsomina Bono, buongiorno vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, buongiorno, grazie di essersi collegata. Allora, dicevamo, iniziamo immediatamente con le principali notizie di oggi, iniziamo con il Corriere della Sera, chiedo alla regia di mandarlo, eccolo. Scendiamo, paura e morte a Catania, città sommersa al nubifragio. Inizia con una fotonotizia relativa al nubifragio che ha colpito in maniera pesantissima la Sicilia. E poi a 100 pagine, alta tensione sulle pensioni, rottura governo sindacati, Draghi va avanti, la manovra non si cambia. Cambiamo pagina. Repubblica, pensioni, Draghi respinge le richieste dei sindacati. Palazzo Chigi contrario a modificare la manovra, Landini, CGIL, andata male, pronti allo sciopero, inizia l'autunno caldo in maniera vera e propria, mentre il ministro dell'istruzione Bianchi dice mai così tanti soldi per la scuola, subito più posti nei nidi. Di spalla il voto in aula mette in pericolo il DDL Zan, lo chiederemo poi ai nostri ospiti. Cambiamo di nuovo pagina. Draghi, sindacati e rottura. CGIL, CISL e UIL accusano proposte inaccettabili, il governo ci lavora contro, il premier lascia il tavolo, mentre a 100 pagina di nuovo le nostre colpe se Catania finisce sott'acqua. A 100 pagina voto segreto in Senato, salta la mediazione, in bilico la legge Zan. Cambiamo ancora pagina. Il Giornale apre con Zan, col DDL Zan, Zan scomunicato, oggi il voto in Senato, la Congregazione della Fede cita due papi e invita i cattolici a non sostenere una legge ingiusta. Poi vediamo insomma a sinistra in alto la bomba pensioni, Draghi rompe con i sindacati. Cambiamo ancora pagina, il Fatto Quotidiano ha un'inchiesta, insomma cita un'inchiesta che però ad onor del vero sembra andare verso l'archiviazione, di quattro capi di sartoria che sarebbero stati dati gratis a Figliolo. Scendiamo e vediamo, scendiamo ancora per favore, e vediamo che il Colle non è roba loro, c'è una firma di Padellaro perché c'è questa campagna per la Segre come candidata alla Presidenza della Repubblica, una campagna che sta facendo il Fatto Quotidiano. Cambiamo, eccola anche di spalla, mentre sole 24 ore, Venture Capital 2 miliardi in arrivo, grande liquidità sul mercato che potrebbe arrivare in Italia, un emendamento al decreto infrastrutture aumenta il fondo innovazione. Scendiamo un poco e vediamo che c'è sempre la tensione sulle pensioni, tensione con i sindacati, apertura su APE e opzione donna. A 100 pagina la fotonotizia, Bologna il cuore della ricerca e sviluppo, Philip Morris punta 600 milioni sull'Italia. Ecco, abbiamo visto che grosso modo i giornali aprono con tre notizie principali, una di cronaca purtroppo il maltempo in Sicilia, una più politica pura, cioè Draghi, il rapporto con i sindacati sulle pensioni, e una diciamo di cronaca parlamentare, ovvero il DDL Zan. Allora, senatrice, lei ci diceva dopo di andare per le pregiudiziali di costituzionalità, c'è la cosiddetta tagliola che incombe sul DDL Zan al Senato. Qual è l'attuale situazione e c'è il rischio concreto quindi che il DDL Zan venga definitivamente affossato? Purtroppo sì, oggi la situazione insomma sarà dirimente quello che accadrà in aula. So che ieri i tavoli diciamo di concertazione che sono stati richiesti non hanno avuto esito per le parti, anche perché qualche parte ha deciso di non partecipare, tra cui appunto quella che mi rappresenta come Movimento 5 Stelle e tutto l'ambito progressista del Senato. Oggi si deciderà di fatto sulla sorte del cosiddetto DDL Zan, è un tema che ha tenuto insomma il punto parlamentare per molto tempo.
È chiaro che è un approccio, sia un tema etico, ma anche un approccio fatto secondo, con molta ideologia dai partiti in questo momento. A mio avviso bisognerebbe un attimino allargare le vedute ed adeguarsi anche a quello che è tutto il sistema paese europeo e l'esempio che ci hanno portato le altre nazioni europee, infatti. Quindi dice, dobbiamo fare, ce lo chiede l'Europa in qualche modo. Ma ce lo chiede l'etica, ce lo chiede anche una sorta di necessità di saper convivere con tutti gli aspetti della vita. È così, onorevole Rizzi. Senato avrebbe dovuto fare una proposta condivisa su un tema come questo. Invece se n'è voluta fare una bandiera politica da parte di certa sinistra, che molto spesso, come posso dire, è molto favorevole a esercitare, a far vedere come è accogliente, come accetta le differenze di tutti, come sostegna anche chi gli omosessuali o altro, purché siano della sua parte politica, perché se invece l'omosessuale è di destra, a quel punto lì deve essere assolutamente, può essere deriso, può essere contestato. Quindi da questo punto di vista noi non ci facciamo dare la morale a nessuno, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle nelle ultime settimane. Anche durante la campagna elettorale, dove sono usciti sui giornali intercettazioni private e chat private di persone che sono state derise più per la loro omosessualità che non per avere commesso un Si riferisce reato, al caso Morisi, ovviamente. dove nessuno a sinistra ha espresso un minimo di solidarietà. È stata una roba indegna, indegna e vergognosa per i rappresentanti delle istituzioni. Quindi, per carità di patria, credo che questa pagina va archiviata perché se avessero veramente nel cuore la libertà e la possibilità alle persone di esprimersi, non sarebbero così settari. Invece è chiaro che questa è una manovra politica per rivendicare una primogenitura su alcune cose, forzando la mano su alcuni temi su cui bisogna essere molto cauti perché, ripeto, le libertà individuali sono importantissime e devono essere garantite a tutti. E non solo a chi ha una tessera di un colore Quindi lei politico o di dice un'altra. resettiamo e ripartiamo Assolutamente in sì. maniera condivisa. Senatrice Vono, d'accordo con quanto dice Rixi? Fondamentalmente sì, perché penso che quando si trattano questioni di fondamentale importanza per la nazione, diciamo, e diritti della personalità, questioni molto delicate. La polemica politica debba essere fatta da parte, così come le bandierine di partito, ma bisogna andare avanti con una proposta condivisa e unitaria. Infatti, anche ieri penso che nella riunione dei capigruppo non ci sia stata questa unità di intenti. Avevamo chiesto un'altra settimana per poter confrontarci meglio, però noto che anche le discussioni, soprattutto nei partiti di centro-sinistra, PD, LeU, Movimento 5 Stelle, stanno creando alcune difficoltà, in quanto le dichiarazioni di Letta non sempre sono in linea con quello che poi viene detto dal suo partito. E qui poi bisognerà anche capire cosa farà Forza Italia, che sembra andare nella direzione della tagliola, quindi diciamo in qualche modo affossare la discussione sul DDL Zan, quando invece fino a qualche giorno fa sembrava una direzione diversa. Ma chiedo alla regia intanto di mettere la pagina di Repubblica che abbiamo selezionato in precedenza, perché qui possiamo aprire un altro capitolo. Ovviamente non chiedo al direttore Sisto su questo, diciamo, lo sollevo visto che Grazie. non è legislatore su questo tema. Mi affido alla politica con fiducia. Voto per il Quirinale, già divide 5 Stelle, Conte, possibile passaggio in rete. Parlamentari compatti solo su norme anticipate, nuovo ruolo sull'opposizione a Gentiloni. Chi l'ha deciso? Cosa sta succedendo, senatrice, sul voto al Quirinale, per il Quirinale, sul possibile candidato? Tra l'altro l'ipotesi Segre candidata di bandiera. Ma Si diciamo che sta cominciando a questi discutere? sì, sono i primi nomi trapelati. Vabbè, l'esito di un dibattito interno, poi chiaramente il dibattito interno per noi, perlomeno la nostra prassi prevede sempre la possibilità di una ratifica in rete, quindi la possibilità per i nostri iscritti di esprimere la propria, come fu già nella scorsa legislatura, quando ci fu di nuovo questo passaggio all'elezione del presidente al Colle.
I primi nomi mi lasciano ben sperare, anche se personalmente credo che sia ancora abbastanza presto per parlare di nomi. Però si vota a febbraio, 4 mesi. Sì, sì, si vota tra pochi mesi e il dibattito è ancora aperto. Quindi c'è ancora di strada da fare. A mio avviso sì. E su questo la Lega diciamo, sta cominciando a parlarne, forse, visto che domani è previsto un altro vertice con Berlusconi e Meloni a Villa Zeffirelli, la nuova residenza romana di Silvio Berlusconi. Ma assolutamente sì, anche perché per la prima volta il centrodestra ha dei numeri importanti sia Camera e Senato, ma anche sulle regioni, dove la gran parte delle regioni italiane è appunto amministrata dal centrodestra. Quindi in realtà noi partiamo con dei numeri per l'elezione del Presidente della Repubblica che mai il centrodestra ha avuto in questo paese negli ultimi 25 anni. Quindi da questo punto di vista noi su oltre un migliaio di delegati abbiamo circa 450 delegati che possono votare, mentre il centro-sinistra è sui 350 e poi c'è un centinaio sostanzialmente che sono appartenenti un po' di più, appartenenti al gruppo misto. Quindi è evidente che se il centrodestra sarà compatto sarà determinante alle elezioni di qualsiasi Presidente della Repubblica e noi avremo ovviamente delle persone da portare avanti sulla prima votazione e poi andare a capire se si convergerà nelle votazioni successive o se anche su questo tema, in un momento in cui si chiede a tutti di essere, come posso dire, ecumenici per il bene del paese, poi in realtà lo scontro ideologico prevarrà sull'ecumenismo e quindi si andrà a uno scontro anche sulle votazioni successive. Sarebbe la prima volta di un candidato di centrodestra? Beh sì, perché normalmente il centrodestra arriva sempre alle elezioni, sarà un caso, ma arriva sempre alle elezioni del Presidente della Repubblica al minimo a livello di rappresentanza sia nelle regioni, sia alla Camera che al Senato. E tutte le ultime tre elezioni è stato così. È chiaro che oggi è diverso e quindi la capacità di coesione del centrodestra sarà determinante per essere influente su una scelta che determinerà poi gli equilibri politici per i prossimi 7 anni, perché è evidente che se avremo un presidente equilibrato che farà l'arbitro super partes, come prevede, diciamo, il dettame costituzionale e magari con una copertura politica internazionale che garantisca al nostro paese di poter avere un respiro internazionale nei prossimi anni, avremo un'Italia forte e determinata a prescindere anche dai governi che andranno avanti. Se avremo un presidente che ogni tanto gioca nel campo di qualcuno, evidentemente avremo un gioco politico che sarà comunque alterato con gli equilibri del Quirinale. Quindi credo che su questo è uno dei motivi forti per cui oggi si chiede al centrodestra di essere unito e di avere una visione comune nell'interesse dell'Italia. I prossimi 3-4 mesi saranno molto interessanti. A proposito di questo, senatrice Vono, una delle notizie che oggi si possono leggere sui giornali è il gruppo unico che si fa alla regione Sicilia tra Forza Italia, Italia Viva, Forza Italia Viva, come è stato chiamato, e quindi questo fa presagire forse anche un possibile unità di intenti nell'ambito dell'elezione del Presidente della Repubblica. Sì, è possibile, anche se io penso personalmente che per la scelta del Presidente, del nome del Presidente della Repubblica, è importante una condivisione che non sia soprattutto dei partiti più moderati, quei partiti che possono condividere l'idea di una personalità che sia in grado di mantenere l'unità del governo, la stabilità, dare fiducia agli italiani. E di intervenire, come è stato il caso di Mattarella, per le varie vicissitudini della pandemia dei vari governi instabili che si sono succeduti, di intervenire con delle decisioni che non sempre è ambito del Presidente della Repubblica, ma che un Presidente della Repubblica deve essere all'altezza di poter sostenere. Riguardo ai nomi non mi pronuncio, perché come abbiamo visto nell'elezione di Mattarella il suo nome non era nemmeno contemplato, si facevano altri nomi e poi alla fine si è giunti
a questa personalità di livello che ha mantenuto un'unitarietà e una stabilità anche a livello di popolo italiano, di dare fiducia. Quindi mi auguro che ci sia la stessa voglia di avere un presidente che rappresenti tutti in modo imparziale. E poi riguardo la possibile alleanza Italia Viva, Forza Italia, si sta prospettando a livello della regione Sicilia, però sappiamo che la regione Sicilia è una regione a statuto speciale, hanno altre forme legislative rispetto ad altre regioni e non sempre, anche se può essere un laboratorio sperimentale per quanto riguarda l'Italia e il governo italiano. Lo scopriremo solo vivendo, quindi grazie. Direttore Sisto, vedo che anche lei voleva dire certamente, su questo. Grazie, certamente non mi pronuncio su questioni che riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica, però mi piace sottolineare il ringraziamento che il Presidente della Federazione del Mare e di Confitarma, Mario Mattioli, ha espresso al Presidente Mattarella, che ha scelto di inaugurare l'anno scolastico di quest'anno a Pizzo Calabro, in un politecnico dove c'è un nautico importante, a testimonianza del fatto che anche dal colle, se si vuole, si può vedere il mare. Noi speriamo che si veda sempre di più a Porta Pia, una volta lo vedevamo da Via dell'Arco. Porta Pia, un attimo, per chi non lo sapesse, è la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sì. Oggi MIMS, con questo acronimo molto particolare in cui non ci sono più trasporti, non c'è neanche la navigazione, non c'è neanche la marina mercantile, ma a parte questo, è meraviglioso che dal colle il Presidente abbia scelto il mare, Pizzo Calabro, piccolo paese dove però noi prepariamo i giovani ad affrontare le carriere della marina mercantile italiana, un gesto davvero squisito, non le nascondo il sogno, ma non lo posso dire, forse è qui che non ci ascoltano, chissà, di avere il Presidente Mattarella a testimoniare l'importanza della marittimità del nostro paese in una grande assemblea del cluster marittimo nazionale. È un sogno nel cassetto, ma non lo volevo dire, me l'ha strappato lei. I sogni sono fatti apposta per lottare e realizzarli. Ma a proposito di questo, già che l'ha citato, noi abbiamo 8.000 chilometri di costa in Italia. Sì. Eppure non abbiamo un ministero, cioè l'avevamo, poi è stato spacchettato nelle varie nelle varie competenze e quindi non abbiamo un ministero di riferimento. È curioso questo fatto. Quanto impatta negativamente, se impatta negativamente, nell'ambito dello sviluppo della marina italiana, della marittimità italiana? Guardi, purtroppo non bastano 8.000 chilometri di costa, più dell'India. Non so se abbiamo presente che abbiamo più coste del subcontinente indiano. Ma non bastano 8.000 chilometri di costa per essere un paese marittimo. 8.000 chilometri di costa significa essere bagnati dal mare, ma non vivere il mare, è diverso. Per essere un paese marittimo occorre fare delle scelte di politica marittima. Questa è la differenza. I paesi marittimi sono quelli che al centro della loro politica industriale mettono il mare. E la cosa straordinaria, ma anche assurda, paradossale, è che noi abbiamo due corridoi naturali, l'Adriatico e il Tirreno. Siamo immersi nel mare, eppure non sappiamo sfruttare questa potenzialità. E allora io mi chiedo, perché? È un caso, ma c'è una metafora di Lucio Caracciolo che vorrei citare, che mi sembra molto interessante. Lucio Caracciolo, il presidente di Limes. Sì, il direttore di Limes in un recente convegno ha detto una cosa secondo me molto interessante. Noi abbiamo perso la dimensione marittima del paese, lentamente la stiamo perdendo. Forse c'è un motivo anche storico, perché non dobbiamo dimenticarci che abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale. Nei trattati di pace a Parigi noi ci siamo aggrappati alle Alpi, alla dimensione atlantica, con le spalle al mare. Ci siamo dimenticati la dimensione marittima che invece il nostro paese aveva vissuto così intensamente nei secoli passati, senza tornare indietro agli antichi romani, ma anche nei recenti secoli. Noi avevamo una dimensione marittima naturale, invece probabilmente l'aggrapparsi, la necessità di aggrapparsi alla dimensione atlantica ci ha fatto dimenticare le nostre enormi potenzialità verso sud. Il 60% del traffico che entra in Mediterraneo da Suez, che è enorme, una quantità di traffico enorme, non ci sfiora. Basterebbe questo per capire che non siamo un paese marittimo. E in più la governance, tra l'altro, assentiva su questo. No, io assolutamente, il mio sogno è di Genova, no? Io sono di Genova, quindi insomma, di una Repubblica Marinara che è vissuta. Vedo anche alla bandiera della Repubblica Marinara. Assolutamente. Il tema è chiaro, il nostro paese nasce su una vocazione
che è geograficamente marittima, ma strutturalmente invece non marittima, perché insomma, anche il fatto che lo Stato Sabaudo sia quello che ha portato l'unità d'Italia non era uno Stato aperto sul mare, anzi è stato uno Stato che per moltissimo tempo non ha avuto uno sbocco sul mare. Però il tema oggi è capire l'Italia dove vuole andare, perché giustamente si diceva prima il 60% passa Suez e poi ci mettiamo anche tutta la parte, diciamo, della nautica, che oggi è uno dei settori che nel nostro paese cresce a due cifre, uno dei pochi che anche durante la crisi... Che quindi parla avuto, di portualità turistica in questo caso? Assolutamente sì, tutta la dimensione dei mega yacht è concentrata a livello mondiale prevalentemente nel Mediterraneo. Tutti i grandi cantieri sono nel Mediterraneo, tutto è qua e sembra che il nostro paese a volte non si accorge di una ricchezza che è proprio vicino alle nostre coste. E su questo ci potrebbe essere un grandissimo piano per il rilancio del Sud, oltre che per potenziare i porti del Nord Italia, che sono direttamente competitivi e spesso più competitivi dei porti del Nord Europa, ma deficitano di tutto un sistema infrastrutturale e logistico che spesso è lasciato al caso, all'intraprendenza. Quindi, dei diciamo, singoli. Rotterdam, Trieste, Monfalcone. Ma guardi, io le dico solo nell'ultimo anno e mezzo, lo sa, sono aumentati i noli, oggi mandare un container dalla Cina all'Italia... Chiedo alla regia di mandare quel grafo che abbiamo visto prima, prego. Sono passati dal costo da un migliaio di euro a 7-8 mila euro. Il differenziale sul trasporto terrestre ora sta aumentando, ma era identico, quindi prima sbarcare in Nord Europa costava il 20% in più che sbarcare in Italia, quindi uno sbarcava a Amsterdam con 1200 euro, in Italia con 1000 euro, non era convenientissimo sbarcare da noi. Oggi in Italia sbarchi pagando 8.000 euro su sbarchi pagando 10-12.000 euro. È evidente che noi dovremo oggi essere in grado di assorbire buona parte di tutta la merce che va in Nord Europa, che tra l'altro per il nostro erario è una manna, perché io vorrei ricordare che quello che tocca i porti italiani a livello europeo viene sdoganato qua, paga le tasse qua. Vuol dire che noi potremmo fare una manovra finanziaria da 10 miliardi senza mettere un euro nelle tasche, cioè togliendo un euro dalle tasche degli italiani, ma semplicemente sdoganando merci molto spesso che sbarcano a Rotterdam e tornano nel nostro paese o per essere trasformate oppure si imbarcano a Rotterdam. Allora è chiaro che lì è la vera ricchezza. Purtroppo, se noi andiamo a vedere la dimensione degli investimenti anche sul PNRR, quindi ne faccio un discorso complessivo del nostro paese, non c'è una visione marittima. Manca una cabina di regia o a Palazzo Chigi come ha fatto la Francia o con un ministero del mare dedicato come avevamo una volta in Italia e continuano ad avere alcune nazioni, che faccia una politica marittima che evidentemente non è limitata alle nostre coste. Cioè, la Repubblica di Genova, faccio un esempio, per commerciare aveva bisogno di avere empori in tutto il Mediterraneo. Allora, se l'Italia perde i suoi contatti con il Nord Africa, il Medio Oriente, il sud-est asiatico, non ha un sistema a rete, è difficile che riesca a veicolare qua i traffici. Ecco, tutta questa dimensione geoeconomica internazionale, il nostro paese pian piano l'ha persa e rimane sui rapporti personali. Quindi abbiamo operatori che riescono a entrare nei mercati grazie alla loro abilità e non grazie a un paese che li aiuti. Lei citava il costo dei container, questo è il World Container Index aggiornato al 21 ottobre, 24 ottobre 2019, due anni fa eravamo sotto i 2.000 euro, oggi siamo oltre, insomma siamo intorno ai 10.000 euro. Quindi questo dà l'idea, e tra l'altro se possiamo scendere un attimo, regia per favore, scendi, eccolo, vediamo che sono tutti in crescita i costi, percentualmente i costi delle rotte. Questo è un dato che è anche molto preoccupante per l'inflazione e io vorrei fare un'ultima osservazione che spesso se ne dimentica anche Confindustria in Italia, che noi non abbiamo materie prime, quindi importiamo tutto per il nostro sistema industriale e il nostro mercato non è l'Italia ma è il mondo, e quindi esportiamo tutto. È vero che i primi partner sono in Europa, Germania e Svizzera sostanzialmente, ma è altrettanto vero che i mercati su cui noi possiamo puntare di aumentare il PIL nei prossimi anni sono extraeuropei, quindi partirà tutto per mare. Se noi non abbiamo un'efficienza nella rete logistica e soprattutto di riuscire a raggiungere i porti italiani in maniera veloce ed efficace, è evidente che noi non potremo crescere.
Immagino, certo, prego, volevo chiedere. Sì, sì, assolutamente. No, sono molto d'accordo con l'onorevole sulla visione che ha sul tema della portualità. È chiaro che in Italia il tema deve essere approfondito e sviluppato anche in base a quelle che sono le realtà attuali, quindi l'Italia soprattutto al sud non riesce a dare quel di più sulla portualità perché è carente di infrastrutture, e quando in una prospezione rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta molto sull'intermodalità, avendo una carenza infrastrutturale di trasporto che dalla merce, il TIU, deve essere scaricato, poi deve essere scaricato in porto e poi caricato su un'infrastruttura veloce quale quella del ferro, dove al sud è sostanzialmente carente, e allora è lì che dobbiamo andare a puntare, ma questo sì per intercettare le merci sulle rotte che sono già definite, ma anche per poter intercettare nuove merci. Io penso al corridoio Ploce-Barcellona, ad esempio, una trasversalità ad oggi proprio non considerata, che però a mio avviso e ad avviso di tutta quella che è la realtà del centro-sud Italia deve essere implementata, insomma entrare in un'ottica di sviluppo anche per dare un'altra prospettiva a quelli che sono appunto gli sviluppi delle portualità, della intermodalità e trasporto merci, che è soprattutto in virtù per quella che deve essere sfruttata l'Italia posizionata strategicamente al centro del Mediterraneo, che è insomma un punto di forza su cui fare leva. Un po' quello che diceva Sisto, insomma, sempre lì abbiamo più coste dell'India, eppure non abbiamo nell'approccio anche filosofico, politico, non diamo una centralità al mare. Senatrice Vono, volevo chiederle su questo, immagino che anche lei sia d'accordo, ed eventualmente cominciare a ragionare su una cabina di regia, un ministero, poi la forma burocratica, voglio dire, si trova, però manca una centralità che forse il PNRR potrebbe essere identificata, potrebbe trovare diciamo anche le risorse necessarie per lo sviluppo. Sì, certamente sono d'accordo, ma io essendo calabrese e vivendo in Calabria, quindi la Calabria è un piccolo esempio di quello che potrebbe essere l'Italia, avendo 800 chilometri di coste che hanno un grandissimo potenziale, ma che non possono venire utilizzate proprio perché manca anche una, non dico una volontà politica, ma una competenza politica a gestire questo patrimonio italiano. Per quanto riguarda quello che diceva la senatrice De Girolamo relativamente alle infrastrutture al sud, e certo noi abbiamo vari porti al sud, a cominciare dal porto di Napoli e per finire al porto di Augusta, e mancano non solo manca l'alta velocità a partire da Napoli, malgrado si parli di studio di fattibilità per la Salerno-Reggio Calabria, ma soprattutto manca una continuità territoriale tra l'Italia e la Sicilia, per non dire la Calabria, perché il ritorno all'idea del ponte sullo stretto, che dovrebbe essere maggiormente attenzionata. Bisogna aprire una discussione, ma bisogna soprattutto valutare quello che già c'è stato. Ecco perché è necessaria una cabina di regia con delle persone che abbiano a cuore veramente di stabilire, di far valere, di concretizzare le potenzialità delle nostre coste e del nostro mare, garantendo anche lo sviluppo di un indotto socio-economico. Grazie. Chiedo alla regia intanto di mettere pagina 6 della stampa, perché deve andare, certo, grazie senatrice, appunto come ci ha detto all'inizio, la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan, quindi noi siamo in diretta, la senatrice Di Girolamo ci saluta, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Per andare in Senato. Dicevamo, se mettiamo pagina 6 della stampa, questo fine settimana Roma sarà presa d'assalto, diciamo, dai grandi della terra, cioè il G20, e vediamo che ci sono istanze sul clima e forfè annunciati, il G20 parte in salita. Al di là dei vari forfè, cioè Xi Jinping, leader cinese, Putin, Vladimir Putin, leader russo, si collegheranno in video, non saranno in presenza. Ci sono temi più politici, come quello sul clima. Allora, la transizione ecologica è uno dei grandi temi di cui si sta parlando. Abbiamo un ministero dedicato, insomma, il Ministero dell'Ambiente è stato
diciamo, rinominato Ministero della Transizione Ecologica. E su questo Confitarma come si pone sulla transizione ecologica? Sappiamo che movimentare una nave, una grande nave container, voglio dire, è una cosa molto onerosa da un punto di vista economico e anche l'impatto ambientale. E guardi, la domanda è interessantissima perché, vede, il 90% delle merci del mondo viaggiano via mare. Poi noi, abbagliati dall'ultimo miglio che è terrestre, non ci accorgiamo della filiera che è alle spalle, che è tutta marittima. Allora, parlare di transizione ecologica dell'industria dello shipping significa affrontare un problema globale, mondiale. Noi non abbiamo le colonnine elettriche in mezzo all'oceano, tanto per capire, e né probabilmente servono in 35 porti il cold ironing, cioè l'elettrificazione delle banchine. Forse non è proprio una scelta strategica da questo punto di vista. Quello che chiede Confitarma, ritenendo correttissima l'impostazione del presidente, del premier Draghi, che ha detto che comunque tutta questa pioggia di miliardi del PNRR per la transizione ecologica riguarderà il 6% dei costi che l'industria dovrà comunque subire, quindi stiamo parlando del 6% dei costi. Ecco, bisogna accompagnare l'industria marittima, che è un'industria hard to abate, difficile da battere dal punto di vista fossile, in questa transizione ecologica. E guardi, le sottolineo un dato però importante: noi l'abbiamo già iniziata prima che se ne parlasse, perché dal 2008 al 2018, in 10 anni, noi abbiamo trasportato, noi shipping mondiale, non solo container, perché si parla sempre di container, ma c'è ben altro nel mondo, carichi liquidi, carichi alla rinfusa, servizi ausiliari, cioè sono tante le tipologie di traffico. Noi abbiamo trasportato il 40% di merci in più in 10 anni, inquinando il 7% in meno. Ciò significa che con i soldi privati, degli armatori privati, noi abbiamo fatto un passo gigante nella transizione ecologica. Adesso bisogna accompagnare l'industria nel tentativo di allontanarci dai fossili gradualmente e arrivare a nuovi combustibili e a nuove soluzioni. Da questo punto di vista però dico, non parliamo di combustibili nuovi quando non esistono, è inutile parlare di ammonia o di idrogeno oggi, è un percorso che durerà molto più di 20 anni, quindi io non traguardo le date che tra l'altro l'Europa sta addirittura, come dire, incrementando rispetto all'International Maritime Organization a livello mondiale, cioè cerchiamo di fare dei passi accompagnando l'industria al cambiamento. Quindi diciamo una visione di ampio respiro un po' più lunga su questo. Quindi... Assolutamente sì. E tra l'altro il fondo complementare, il PNRR, questo fondo di 500 milioni per rinnovare la flotta, la cosiddetta flotta green, secondo me già accusa delle deficienze a riguardo. Cioè? Perché innanzitutto non prende come platea di intervento tutta la flotta, ma si focalizza solo su un tipo di naviglio. E in più, una cosa che io non riesco davvero a capire, gli interventi di aiuto alla transizione ecologica, una griglia di 25 interventi importanti che si possono fare su una nave, sono finanziati dalla nostra amministrazione solo se l'unità nave tocca i porti italiani o mediterranei, come se il problema climatico fosse legato alle nostre città portuali. Lo è sicuramente, ma abbiamo visto che il clima è un problema da affrontare a livello globale, con una visione quindi d'insieme. E poi vediamo cosa succede in Sicilia, leggevo che una delle ragioni è proprio dovuta a quella al riscaldamento globale. Onorevole Rixi, immagino che lei sia d'accordo con questa visione, vedevo che assentiva, ma c'è stato anche il decreto infrastrutture alla Camera, degli emendamenti, ho seguito un po' il dibattito parlamentare, c'è stato anche un suo emendamento sul settore del trasporto su autobus, che ha semplificato, diciamo, dematerializzando tutta una serie di documenti che era necessario avere a bordo, adesso li potranno avere in digitale, quindi una sorta di transizione digitale via bus, potremmo definirla, più un'altra altre norme che facilitano il collegamento da città a città senza doversi un po', diciamo così, arrabattare tra burocrazie varie. In questo senso, quindi, diciamo, sta ripartendo anche il sistema del trasporto, in questo caso il trasporto su bus, diciamo, siccome poi, se non vado errato, l'attuazione è nella primavera prossima, vuol dire che c'è una visione che finalmente si riprende la normalità, non ci si chiuderà più, ecco, questo speriamo. L'ho letto in questo senso. Diciamo io. Che bisogna dare un po' di fiducia alla gente che ogni tanto, come posso dire, viene presa e colpita dalla depressione, quindi se vogliamo tornare a crescere dobbiamo anche far sognare le nuove generazioni che gli anni futuri saranno migliori del presente e del passato, ma al netto di questo, il tema è che non c'è solo una transizione ecologica, c'è anche una transizione energetica, ma c'è anche una transizione infrastrutturale. Se noi pensiamo che così uno schiocca le dita e in 3 anni
quello che oggi va su gomma andrà su treno. Si pone degli obiettivi realizzabili, semplicemente perché i tempi di realizzazione da noi di un'infrastruttura sono talmente lunghi che uno dei miei problemi più grossi che ho, e anche a farlo capire a volte a Chigi, è che possiamo metterci anche 30 miliardi per fare nuove ferrovie, ma se poi le norme ci impongono di avere dei tempi di realizzazione che sono ventennali, noi non inaugureremo una linea ferroviaria prima del 2030. Allora, il tema, almeno se va bene, il tema vero è questo, cioè perché il discorso dei bus, il fatto ad esempio che l'Italia, per tornare alla marittimità, dovrebbe pensare di utilizzare Tirreno e Adriatico come due vere autostrade del mare e non solo sulla carta, spostando parte del traffico pesante dalle nostre autostrade. Io credo che, almeno a mia memoria, sono almeno 30 anni che si parla di autostrade del mare. Sì, però oggi, se parliamo di transizione, dobbiamo consentire anche di ristrutturare il nostro sistema infrastrutturale. Cioè, abbiamo autostrade che oggi, io me ne ero occupato quando ero viceministro e c'è stata la disgrazia del crollo del ponte di Genova, e sono andato anche alle Nazioni Unite a parlare del problema infrastrutturale, che è un problema mondiale, europeo in primis, perché noi abbiamo le più vecchie infrastrutture al mondo. Siamo partiti troppo presto, forse. Certo, ma poi ci siamo dimenticati che ad esempio i cementi scadono, che c'è un problema tecnologico, che oggi si parla di digitalizzazione delle infrastrutture, ma ci sono molte infrastrutture che strutturalmente non possono essere digitalizzate e vanno ricostruite. Quindi vuol dire che noi nei prossimi 20 anni dovremo ricostruire le autostrade e le ferrovie del nostro paese. È evidente che è difficile costruire le autostrade e le ferrovie se quelle autostrade e ferrovie ogni giorno hanno un sovraccarico di traffico. Quindi, per poterlo fare, o ne costruiamo altre parallele, distruggendo completamente il territorio e non andando verso un'idea green, oppure dobbiamo scaricarle di traffico utilizzando, ad esempio, i bus, perché, come posso dire, sono più flessibili, ma allora devi consentire che muoversi da un capoluogo a un altro non ci si mette 3 ore col bus, ma ci si mette più o meno tanto come il treno, e allora riesci sostanzialmente a consentire di dirottare parte dei passeggeri su quel mezzo, magari creando anche dei bus elettrici, gestendoli in maniera tecnologicamente avanzata e dando una qualità di servizio più elevata rispetto all'attuale, così come per togliere, ad esempio, sul nodo di Genova, che fino al 26 avrà dei problemi di traffico, e voglio dire, non per portare acqua al mio mulino, ma Genova oggi fa il 52% delle esportazioni extra-UE, cioè il 52% di tutto il traffico marittimo container che parte dal nostro paese parte nello scalo di Genova, ok? E è evidente che ha un impatto sull'industria del Nord Italia enorme, cioè si blocca Genova, il Nord Italia si blocca. Allora, il tema è, se noi abbiamo lavori sulle autostrade fino al 2026, sulle linee ferroviarie fino al 2030, o noi eliminiamo perlomeno l'attraversamento, diciamo, della dorsale tirrenica, cioè quella che va da Livorno a Ventimiglia per poi andare in penisola iberica con lo traffico pesante, imbarcando i tir e facendoli, perché visto che grazie al cielo c'è il mare, passare sul mare in maniera pulita, tecnologica, avendo delle navi che inquinino meno, riuscendo a efficientare il sistema, e scarichiamo le autostrade, e noi non saremo in grado di avere traffico aggiuntivo. Cioè, lei dice, blocchiamo il traffico su alcuni tratti, utilizziamo le, certo, ma dando incentivi, non deve essere un costo, deve essere un costo che il paese sostiene tramite PNRR o altre risorse aggiuntive che l'Europa ci dà per la transizione. Se no è impossibile, se non conviene agli operatori, non lo fanno. E il tema vero è che noi avremo un ribalzo positivo del PIL, perché banalmente io quest'anno ho comprato una cucina, l'anno scorso non potevo perché il mobiliere non poteva venire in casa a prendere le misure perché c'era, certo, il Covid, certo, e ho risparmiato 20.000 euro, quest'anno spendo 20.000 euro, te lo lì che il PIL aumenta. Ma il rimbalzo, che è un rimbalzo tecnico, finisce nel momento, certo, in cui io oggi ho già saturi nel Nord Italia gli slot dei trasporti eccezionali per il prossimo anno. Vuol dire che se è a uno che fa metalmeccanica gli arriva da costruire una turbina in più, non deve dire di no perché non la può trasportare e deve delocalizzare o in Romania o in Jugoslavia se prende del lavoro aggiuntivo. Allora, ci vogliamo porre questo problema sul nostro paese? E questo è quello che manca quando dico una cabina di regia. Perché se noi vediamo l'energia che aumenta, ma diciamo no al nucleare, no a determinate fonti di energia che comunque oggi ecco, servono... A questo proposito chiedo di mandare la pagina della...
la pagina successiva della stampa, elettrici costano più che quelle diesel, molto sì, di sì, più, ecco, perché l'UE si spacca sul gas e i prezzi volano. A proposito di questo, scendiamo giù. Allora, gasolio e benzina ai massi al 2014, più 365 euro l'anno, la luce su del 29,8%, il metano più 14,4%, costa 200 euro extra, minaccia sul cenone, dai cibi agli imballaggi, una catena di aumenti. Quello che stava dicendo lei. Certo, ma la transizione, cioè, non deve ridurre aumentare l'inflazione o ridurre la capacità di competitività delle nostre industrie nazionali, perché non è detto, cioè, quando si dice riparterà il mercato, staremo tutti meglio, dipende, perché vuol dire che vengono ridate le carte, è come quando si fa una mano a carte successiva, non sei le carte che ti arrivano in mano, quindi o te le giochi bene, oppure può darsi anche le quote di mercato internazionale del nostro paese vengono prese da altri perché noi non siamo in grado di reagire alle nuove sfide. Allora, il tema energetico, se noi mettiamo le navi elettriche, i bus elettrici, ma l'elettricità ci costa il doppio che alla Francia o il triplo che alla Germania, è non è che facciamo, come certo, posso dire, un passo in avanti, e magari inquiniamo di meno, ma avremo anche più difficoltà a produrre o essere competitivi. Quindi dobbiamo porci anche il tema di come produrre energia elettrica e come diventare autosufficienti. Grazie. Senatrice Vono, su questo discorso delle infrastrutture, credo che la sua Calabria abbia molta necessità, quindi il tema che poneva Rixi è un tema che lui citava ovviamente Genova perché rappresenta il 65%, vado a memoria, 52% delle esportazioni extra UE, eccetera, però riguarda anche la Calabria se poi vuole svilupparsi. Tra l'altro, una delle sue battaglie, come abbiamo visto, sentito anche prima, il ponte sullo stretto, potrebbe entrare in quest'ottica. Che io condivido, eh. Ecco, e ha trovato anche un appoggio. Sì, siamo insieme nel gruppo parlamentare, quindi intergruppo per il ponte sullo stretto. È importante anche gioca questo. In casa, insomma. È un'idea di sviluppo per tutto il Sud e quindi anche le infrastrutture, ma non solo per la Calabria, per tutto il Sud. E quello che diceva prima l'onorevole Rixi e anche la rassegna stampa che avete mostrato sta a significare che il Ministero della Transizione Ecologica, che nasce diciamo da un accordo politico, da bandierine portate avanti anche dal Movimento 5 Stelle, è un ministero che coinvolge vari aspetti, ma che parte e che fa soprattutto teoria, perché se non, come diceva prima il presidente di Confitarma, non possiamo parlare di idrogeno, l'ho detto anche direttamente a Cingolani nelle audizioni, se non abbiamo ancora nulla su questo e se le imprese non sono ancora pronte a lavorare su questo. Quindi non abbiamo veicoli, non abbiamo le colonnine, non abbiamo nulla su quello. E quindi parlando di idrogeno, che cosa voglio dire? Si saltano dei passaggi e si evita di parlare del concreto, di quello che effettivamente serve. Ecco perché è necessaria una cabina di regia, ma è necessario soprattutto un confronto quotidiano con chi lavora in questi settori, perché non sempre possiamo avere il polso della situazione dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista pratico di quello che serve. E anche riguardo al PNRR, volevo dire, a volte adesso col PNRR sembra che possiamo fare tutto, ma a mio giudizio sono delle fette di prosciutto sugli occhi, mentre dovremmo lavorare sulla capacità finanziaria dei vari ministeri, cioè vedere i fondi che ci sono al Ministero della Transizione Ecologica, quelli che ci sono al Ministero delle Infrastrutture e così via, per avere una contezza certa del lavoro politico che possiamo portare avanti al di là dei fondi del PNRR. E quindi io penso che a volte si fanno dei salti, ma e non so se volontariamente e coscientemente, per evitare di concentrarsi su quello che è effettivamente necessario e che può servire come incentivo alle imprese, non solo per avere uno sviluppo maggiore, ma anche per portare un maggiore contributo sui nostri territori. Grazie, senatrice. In una battuta finale, che siamo proprio in conclusione, direttore,
Quindi Confitarma è pronta per la transizione in una battuta anche eventualmente con l'idrogeno? Beh, guardi, allora Confitarma è pronta ad essere ascoltata e desidererebbe essere ascoltata ancora di più, no? 120 anni di storia per dare un contributo di conoscenza ai decisori, che non siamo certamente noi. In una battuta dico che mi sembra che il mondo, la ricchezza del mondo sia ancora materiale, ma che si possano utilizzare infrastrutture mobili di trasporto per far arrivare questa ricchezza materiale nelle nostre città. E la flotta italiana è a disposizione delle altre modalità di trasporto e dell'ultimo miglio per portare a casa ciò che ci serve per vivere ogni giorno. È il nostro silenzioso lavoro. E allora, che quest'ultimo miglio sia fruttuoso, io ringrazio l'onorevole Rixi per essere stato con noi, ringrazio il direttore di Confitarma Luca Sisto e ringrazio la senatrice Vono per essersi collegata. Grazie a tutti, noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui negli Utopia Studios di Roma, sempre qui su Largo Chigi, Vista sulla Politica, noi ci saremo, voi non mancate.